Eder. Mac. Pallister. È vero che tutto è molto e troppo e non torna nella sparizione della piccola Kata. Tra reticenze e omertà e silenzi inconfessabili, il tempo è passato e della bambina non si sa più niente. Mia figlia è stata venduta, grida la madre. Ma bruciano come un macigno i messaggi che una connazionale le avrebbe inviato pochi giorni dopo la sparizione di Kata. È quello che ti meriti, per esserti messa con un uomo che aveva figli e moglie. Piangi, come un giorno ho pianto io. Parole cariche di rabbia e rancore quelle che le sono state inviate dalla 21enne peruviana accoltellata all'interno di una discoteca dalla stessa mamma di Kata. E se invece la strada per il ritrovamento della piccola Kata non avesse niente a che fare con l'hotel Astor, con le faide per le compravendite di spazi abitativi all'interno di quella struttura, ma ci fosse ben altro di inconfessabile? Cosa non è stato ancora detto? Cosa c'è che non ha niente a che vedere con l'hotel Astor? È quello che ti meriti, per esserti messa con un uomo che aveva figli e moglie. Piangi, come un giorno ho pianto io. Riguardo alla foto scattata in Spagna che avrebbe immortalato la bambina in un bus, la madre di Kata dice di non riconoscerla ed è convinta che non sia sua figlia. Poi, durante l'intervista ritorna a parlare, spingere e orientare sulle diatribe interne all'Astor, delle possibili famiglie coinvolte, e difende i suoi parenti, in particolare il fratello Abel, l'ultimo a vedere la bambina, coinvolti nelle indagini per il racket delle stanze e sequestro di persona a scopo di estorsione. Eppure ora, un'altra pista c'è. È quello che ti meriti, per esserti messa con un uomo che aveva figli e moglie. Piangi, come un giorno ho pianto io. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.